È una sorta di sito, è un sito per musicisti dove si può mettere il proprio annuncio, cioè nel senso, sono una cagionista, cerco lavoro presso tale band, eccetera, eccetera, oppure altre persone ti possono contattare se hanno bisogno di cagionisti. In questo caso mi è uscito, non so precisamente se come annuncio privato, perché non si capisce. O se potrebbe interessarti questo annuncio, credo la seconda ipotesi. Mi è uscita per la prima volta in 6 anni, per la prima volta in 6 anni che ho un villaggio musicale, mi è uscito che un gruppo acustico cerca un cagionista. Ok, potrebbe anche essere l'inizio di annunci sempre più incentrati sulla figura del cagionista, perché quando si cercano batteristi ne fioccano, nemmeno ne fioccano, ne fioccano. Come la neve a dicembre, davvero è pieno. Il villaggio musicale è pieno di annunci per drummers, per batteristi e per batteristi di band, eccetera, eccetera. Come la maggior parte dei siti che parlano di annunci di batteria, insomma, è pieno di insegnanti di batteria che cercano scuole dove insegnare, cercano allievi, cercano insomma più drummers che cagionisti. Alla buon'ora del 2024, dopo 6 anni dentro il villaggio musicale, che francamente con tutti i gruppi che ho un po' trascurato, perché comunque avendo già 6 o 7 gruppi e avendo già tutto quello che faccio, essendo diventata insegnante di Kaon nel frattempo non ho più guardato, proprio non ho più guardato il villaggio musicale. E penso che sia un grande passo per l'umanità aver avuto anche. Cioè, aver avuto questo feedback della ricerca di un cagionista. Perché un cagionista sarà sempre diverso da un batterista. Un batterista potrà prendere tutti i gruppi che vuole, perché comunque i batteristi di solito non hanno una band unica. Suonano in 4150 band, e Dio solo sa come facciano. Comunque loro hanno più possibilità, ripeto, anche non così estremizzando la cosa, ma per un batterista è più facile, ovviamente, approcciarsi a una band, lavorare in una band. Cioè, è ovvio. Qualunque persona di questo mondo crea band dove al suo interno ha la figura del batterista. Per un cagionista è più difficile entrare in una band. Ma io sono la prima che vi dice che sono entrata in una band. Cioè, io sono in una band. Cioè, dirvi che comunque, forse, alla buon'ora di no, dopo 9 anni di cajon, e dopo 6 anni di villaggio musicale, alla buon'ora stiamo cominciando a cercare anche dei cagionisti. Molto bene, molto molto bene. Penso che sia arrivato il momento anche per noi cagionisti di fare, davvero, miei amici, che lavorano in 8 band diverse. Vabbè, anche un mio amico che suona le congas. Lui suona le congas e suona in un gruppo di cajon. Il mio insegnante di batteria ha imparato a suonare i cajon, perché comunque, cioè, ragazzi, paradossalmente è già tanto così, perché io fino a 9 anni fa, se chiedevo a una persona, se dicevo anche semplicemente a una persona sono una cagionista, nessuno sapeva cosa cavolo di che cavolo stessi parlando. Cioè, da dire alle persone sono una cagionista e suono il cajon, e le persone che mi guardavano come se stessi dicendo che? Che cosa stai dicendo? Oh, spiegami cos'è sta cosa. Cioè, sono passata da quel periodo della mia vita in cui chiunque mi guardava e diceva: ah, che cos'è quello lì? Un tamburo. Ci siamo passati da essere nominati tamburisti, cioè, a confondere i tamburi per cajon, a forse essere arrivati a avere una nostra nicchia, seppur piccola, di potenzialità lavorative, nel senso, perché un cagionista non è un batterista, cioè un batterista magari ha il diploma di conservatorio, magari ha altre cose. Cioè, batteristi poi vanno a insegnare batteria, vanno a fare i corsi di formazione, vanno a fare musicisti, però a fare le prove con la band. Cioè, ragazzi, siamo nel 2024, queste cose ve le dicevo quando ho iniziato a studiare il cajon nel 2016. Non voglio ripetere sempre le stesse identiche cose. Cioè, veramente sono 9 anni di canale YouTube che vi dico le stesse tre identiche cose. E molto bene!
tornassi indietro al mio primo anno di Cajon e vivessi una situazione del genere, sarebbe stato anche molto più facile. Cioè, ripeto, tutti i gruppi in cui suono me li sono trovati io, perché comunque suono, studio batteria musicalmente. Comunque poi musicalmente l'ho trovata nel periodo del coro clandestino perché conoscevo la titolare della scuola, quindi mi sono aggiunta io all'orchestra perché volevano un secondo percussionista, anzi siamo in tre percussionisti siamo nell'orchestra musicalmente. Poi comunque cioè è un altro discorso, i gruppi me li sono dovuta trovare io, me li sono trovati io. Perfetto, se aspetto che qualcuno mi, cioè un giorno avevo risposto anche all'annuncio di una persona che cercava una cagionista. Solo che all'epoca ero talmente piena, già all'epoca, che non riuscivo a portare avanti lo studio di tutte quelle cose che facevo all'epoca, tra cui università, eccetera, eccetera, e in più fare anche la cagionista in un trio. Cioè, io non, a quell'epoca forse non ce l'avrei fatta. All'oggi, se tornassi indietro, lo farei. Però perché cosa? A me piace, cioè, anche perché a me piace soprattutto suonare con gli altri. Non avrei mai accettato un posto in un duo acustico. Non è perché ce li ho con i due acustici. Non ce l'ho con le persone che suonano in duo, per carità. Poi volevo fare busking, cioè volevo suonare letteralmente da sola. Cioè, ragazzi, ho detto non trovo cose in cui suonare, vado a fare busking. Idea proprio. Cioè, ho avuto delle idee stranissime in questi 9 anni di Cajon. Cioè, veramente. Poi arrivo all'oggi che la scheda work mette like ai miei post, la Tama mi permette di condividere le loro foto, cioè ho un canale YouTube da quasi 400 iscritti che parla sia di drumming che di cajon, quindi a un certo punto mi dico va benissimo così, cioè mi dispiace di non aver risposto all'annuncio di Villaggio Musicale, ma non so, vi ripeto, se era mio privatamente o se era un annuncio che mi è uscito, un annuncio correlato a 100.000 altri annunci di batteristi. Però la maggior parte davvero degli annunci che vedo sul Villaggio Musicale sono indirizzati ai batteristi. Mi rivolgo al Villaggio Musicale. Cercate di fare sempre una nicchia per cagionisti. Cercate, non una nicchia. Cercate di fare anche degli annunci per cagionisti, perché comunque non solo io, ma anche altri miei amici che magari sono interessati a fare parte di gruppi, eccetera, eccetera, magari sono più contenti. Cioè, è difficile trovare un lavoro se sei cagionista, a parte che se non hai gli agganci giusti, perché i batteristi ce li hanno subito. Non è che ce li hanno, non è che il mondo del batterista è più facile, cioè non è che fare il batterista è più facile. Il batterista si insegna in una scuola. Diventa insegnante in una scuola, poi magari la scuola gli chiede: vieni a suonare nel gruppo della scuola? Oppure magari ha degli amici, gli altri amici, magari come me, ha degli amici chitarristi, bassisti, eccetera, eccetera, che fanno quattro gruppi, cioè fanno gruppi di quattro persone che suonano in un garage, e lì magari, no, non in garage, non è che dico che i batteristi suonino solo nei garage, o nei peggiori bar di Caracas, o nei pub, peggio, ma, per carità.